In Trentino c'è chi costruisce macchine in grado di realizzare pneumatici di enormi dimensioni, i più grandi del mondo. Accade a Rovereto, all'interno dello stabilimento produttivo di Marangoni Meccanica. Il pneumatico alle mie spalle è uno dei più grandi pneumatici del mondo. Ha un diametro dell'ordine dei 4 metri, pesa più di 5 tonnellate e riesce a sostenere un carico di oltre 100 tonnellate. Marangoni Meccanica progetta, costruisce ed assembla qui a Rovereto, in sinergia con l'indotto, macchine in grado di costruire questo enorme pneumatico, e cioè di mettere insieme le decine di parti che lo compongono. In realtà, più che di una macchina, si tratta di un impianto tecnologico complesso e innovativo, costituito di molti moduli e grande tanto da riempire completamente questo capannone che è lungo più di 100 metri. Questo tipo di macchinario richiede competenze di ingegneria ad ampio spettro, tra cui in particolare meccanica ed elettronica. Questo che vediamo è un impianto di minori dimensioni del precedente, ed è destinato alla confezione di pneumatici fino a 2 metri di diametro circa e del peso dell'ordine dei 1.000 kg. È un impianto molto flessibile, è molto produttivo e garantisce alta qualità e ripetibilità del prodotto. Queste caratteristiche sono il risultato di una solida progettazione e di un elevato livello di automazione. Per dare un'idea concreta, questa piccola macchina ha già più di 150 motori. Uno dei processi complessi della produzione dei pneumatici è lo strip winding, l'applicazione a striscetta. Si tratta, per capire di cosa stiamo parlando, di avvolgere un filo intorno a un gomitolo. Il filo è costituito da una striscetta di gomma, che può essere come questa, quindi fondamentalmente un oggetto piatto e largo che va avvolto seguendo un profilo. Durante il processo il filo viene prodotto in continuo da un estrusore. Quello che possiamo considerare il rocchetto è costituito da un insieme di fogli che costituiscono un cilindro, fogli di gomma, che vengono costruiti con altre macchine. La complessità sta nel fatto che la forma del gomitolo creato dalla striscetta di gomma deve essere variata a piacere, e che prima dell'applicazione si debba sapere quale sarà la forma finale e il peso dell'applicato. Con un software sviluppato in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler siamo in grado di stabilire il profilo della forma del gomitolo e di conseguenza ricavare con un software di simulazione sia la forma finale sia il peso del gomitolo stesso. Questo tipo di impianti, dunque, agisce sulla base di stimoli ricevuti da software estremamente complessi. È qui che entrano in gioco le ricerche del laboratorio interdisciplinare di scienza computazionale della Fondazione Bruno Kessler di Trento. Vedete in questa immagine una schermata dell'interfaccia che è stato sviluppato presso il laboratorio. E in questo caso noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo definito una striscia con geometria trapezoidale e abbiamo fatto in modo di depositare questa striscia su una superficie a geometria nota, ad esempio questa superficie fatta in questo modo che è stata ottenuta attraverso una scansione tipo laser. Grazie a questo software è possibile simulare il processo di deposizione delle strisce attraverso una ruota applicatrice che qui non viene raffigurata e una ruota laminatrice che va a compattare questo insieme di strisce che riempiono un'area compresa tra due curve. Per risolvere questo problema ci siamo avvalsi di tecniche derivate dalla computer graphics, quelle che si usano nei CAD, nei computer aided design. E abbiamo sviluppato degli algoritmi matematici che calcolano il riempimento che avete visto poc'anzi di un'area prefissata, modellando sia la deformazione della striscia e ottimizzando anche l'impaccamento per evitare l'intrappolamento di aria tra le strisce che produrrebbe un indebolimento della struttura del pneumatico. La traiettoria che è stata computata dal software viene trasmessa attraverso opportuni protocolli di comunicazione sviluppati con delle tecnologie di tipo informatico ai controllori di logica programmabile che si occupano di movimentare la testa applicatrice e quindi di deporre le strisce sopra la struttura a rocchetto o a carcasse. La collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler è ormai stabile da anni.
La collaborazione con questi enti di ricerca del nostro territorio è fortemente voluta dalla nostra azienda, perché costituisce la linfa vitale per nuove idee e per lo sviluppo di sistemi complessi. Il software sviluppato è un vero e proprio simulatore. In generale, un simulatore è un potente mezzo d'ausilio all'ingegnere progettista che gli permette di poter disegnare in anteprima quello che sarà la struttura finale del pneumatico. Quando si sviluppa un simulatore è necessario tener conto anche della potenza di calcolo. Nel caso specifico di questo software abbiamo dovuto sviluppare un software che funzioni in real time, cioè è necessario che il software interagisca direttamente con l'operatore utilizzando delle risorse di calcolo molto limitate, i computer industriali. Abbiamo scalato il sistema verso un sistema che funziona in real time, quindi abbiamo dovuto ottimizzare l'occupazione in termini di memoria e la velocità di esecuzione degli algoritmi. Per altre attività, in particolare per la movimentazione e per lo spostamento, Marangoni Meccanica si avvale del contributo di OIST, azienda di Civezzano specializzata nella produzione di macchinari sofisticati che esporta in tutto il mondo. I macchinari che realizziamo per Marangoni Meccanica sono inserite nei impianti complessi che costruisce la Marangoni Meccanica. Quando ci sono dei pesi notevoli da movimentare o da sollevare, per cui nella catena cinematica della Marangoni viene inserita questa nostra macchina. Le macchine, diciamo soprattutto quando ci sono grandi carichi da sollevare, necessitano dei movimenti molto dolci ed è qui che interviene l'elettronica, perché ci aiuta notevolmente nella variazione di velocità, nelle rampe di accelerazione, e questo per le prestazioni delle macchine. Poi ci aiuta molto nella sicurezza con limitatori di carico, con radiocomandi per il comando a distanza e con delle apparecchiature di diagnostica che rilevano le anomalie della macchina. Inoltre si è visto che applicando l'elettronica alla meccanica le macchine subiscono un minore stress e quindi ne allunga notevolmente la loro vita. La meccatronica potrà aiutarci perché noi siamo nati come meccanici, però abbiamo visto appunto che lo sviluppo dell'elettronica ci aiuta già in questi anni e credo che nel futuro sarà ancora più necessario averla questo aiuto. Quindi noi speriamo di crescere e speriamo che la meccatronica ci aiuti in questo. Macchine confezionatrici come quelle che abbiamo visto prodotte in Marangoni Meccanica devono essere in grado di produrre cicli operativi ad alta velocità, riprogrammabili e in complessa sequenza. Questo non sarebbe possibile se la maggior parte delle movimentazioni non fosse eseguita da motori elettrici cosiddetti brushless, che sono gli unici in grado di controllare con precisione e per mezzo dell'elettronica grandezze meccaniche quali forze, accelerazioni, velocità e spostamenti. Ciascuno di questi motori, opportunamente progettato, all'atto dell'installazione deve essere tarato e programmato conformemente alla funzione svolta. Per queste operazioni servono ingegneri esperti di entrambe le discipline, meccanica ed elettronica. Riteniamo che questa tipologia di macchinario continuerà nel tempo e che una valida ingegneria meccatronica continuerà ad essere apprezzata e richiesta. Anche il prodotto Marangoni Meccanica la dice lunga sul valore e sulle prospettive di un'intesa, quella tra le imprese e il mondo della ricerca. I casi di successo in Trentino nascono così.